che hai l'età più o meno mia. Sì, è io sono più grande. Tu sei più giovane. Sì. Tu sei un giovincello, sì. Sei uno sbarbatello. Sì, te la ricordo. Sei un monello. Microfono, il microfono. Sei un monello. Sono che hai fatto ieri? Monello. Non lo dici che ha fatto ieri. Io l'ho detto che sono andato a farlo spogliare il cosabino. Lui non lo vuole dire. Ho lavorato ieri sera. Oh, che hai fatto ieri? Che cosa tocchi? Che hai fatto, che hai fatto il tocchino? E non si sa mai mettere qualche cosa. Che cosa devi uscire? Quanto? Quanto? Allora, abbiamo un'ascoltatrice. Vai, no, io voglio sapere. No. Che abbiamo? Che abbiamo? Pronto? Pronto? Madonna, che è? Che è? Chi sei? Siamo Lucy e Elenia. Lucy e Elenia. Lucy ed Enia, che in italiano... Enia, come la cantante. Come la cantante. Vabbè, in italiano come vi chiamate? No. Lucia e... Ma, Enza? Come? Come? Il nome è vero, qual è? Il mio, Lucia. Ah, oh, ed è l'amica tua? Ilenia, sì. Ilenia proprio sì. Esiste come Sant'Ilenia. Sì. Non lo sapevo. Vabbè, da dove chiamate? Biceglie. Da Biceglie. Tu da Biceglie, tutti là stanno trasferendo. Vabbè, quelli sono le persone che si perdono per il fatto delle rotonde e poi rimangono a vivere là. Hai visto? Oh, bravo. Ma che avete fatto ieri? Dai, voi ieri sicuramente avete fatto noi qualcosa. Noi da sole, una pizza io e lei, proprio solissima. Madonna. E potevate chiamare me lui, capito, ieri sera. Due, vabbè, ma nella pizzeria... Madonna, non penso... Ma nella pizzeria non c'era niente, non lo so, un cameriere che si spogliava, niente. No. Niente, voi non fate queste cose. Ma quanti anni avete? Quanti anni avete? Solo il pakistano con le rose è arrivato e basta. Che voi avete detto, noi non stiamo insieme, che la dobbiamo comprare a fare, giusto? Certo. Cioè, si dice così. Ma quanti anni avete? 20. Ah, giovani, brazo, proprio giovani, vabbè. Però come, scusa, a 20 anni nella pizzeria da sola a mangiare. Che dovevano che fare? Ci hanno abbandonate. Ah, ma chi vi ha abbandonato? Le amiche o gli amici? No, i fidanzati. Ah, vi hanno abbandonato poi Shatavin. Così. Vabbè, una mimosa ve l'hanno regalata. No, neanche. Oh, ma sa cosa qua che nessuno riceve le mimose? Ma tutti i fidanzati che hanno abbandonato le fidanzate la sera dell'8 marzo, questa è una cosa. Non è normale. Ma vi hanno abbandonato o voi avete detto no, stasera voglio stare con l'amica mia da sola? No, abbandonate, proprio no, non veniamo, c'era la Roma, quindi niente. Ah, Champions League. Yeah. Quindi diciamo, madonna, quindi rispetto alla festa della donna vince la Champions. Esattamente. Ma anche tu come l'ascoltatrice di prima la farei pagare al tuo fidanzato questa cosa? Stiamo escogitando qualcosa. È una bomba sotto la macchina, non capisco. Vabbè, una cosa così leggera, uno scherzo. Qualche scherzo. Non esageriamo. Sì, quella. Quella, capito? Quella. Cioè, per la serie oggi sì, domani no. Vabbè, Lucy e Ilenia. Vabbè, Lucia e Lucy. Lucy. Lucia. Lucia. Lucia, no, io odio Lucia, meglio Lucy. Meglio Lucy. Vabbè, Lucia, mi raccomando, salutaci i tuoi il fidanzato, salutaci i vostri fidanzati, facci sapere poi che cosa li fate. Ecco, appunto. Vabbè, ve la regalo. Volevo salutare appunto Pinuccio, che l'altra volta non ci ha pensato per niente. E mo glielo dico. Glielo diciamo a Pinuccio. Glielo diciamo, glielo diciamo. Vabbè, saluti a Biceli, mi raccomando, non fate troppe rotonde. Ciao, ciao. Io manderei Sabino questo. Sabino, ma cioè, tu tra il calcio e le donne, che cosa preferisci? Beh, vabbè, che stiamo di mattina, non lo dico. Radio Selene. La Puglia è in onda.